Dopo le recenti segnalazioni dei cittadini arrivati in redazione per le scritte murales nel centro commerciale a San Lazzaro di Fano, un nostro reporter di strada ha comunicato il ripristino della pittura del muro dove fino a pochi giorni fa era stato disegnato un murales lungo quasi tutta la parte della facciata interessata, andando a ledere, secondo alcuni, il decoro. Le scritte non sono l'unico problema a preoccupare i residenti del quartiere, ma anche lo stato di degrado e abbandono di gran parte del centro commerciale, come questo tombino situato poco prima della parte retrostante la piazzetta, diventato pericoloso per l'incolumità dei passanti, ma anche di molti bambini soliti a giocare in quella zona. Spostandosi di pochi passi dal tombino, anche la rampa di scale che conduce al piano superiore del centro è ricoperta da numerosi pezzi di vetro sparsi, frutto di un mancato senso civico di coloro che spesso frequentano il luogo. Altro aspetto invece riguarda l'incuria del verde, i bidoni di dislocati nelle zone tappezzati da pezzi di scotch. Nonostante il cartello scritto dal comune dove indica che l'area è soggetta a videosorveglianza, i cittadini lamentano il mancato funzionamento delle telecamere installate per poter rintracciare eventuali vandali. Questa mattina abbiamo chiesto alcuni pareri sulla situazione. Che abbiano pulito è sicuramente positivo, questo sì, non mi piaceva, prima tutto imbrattato. È meglio così. Sono stati ripuliti. Sì, meglio, perché San Lazzaro deve essere più pulita, più sistemata, voglio dire. Secondo lei cosa si potrebbe fare per evitare appunto di andare a ledere, diciamo, il centro commerciale, dall'imbrattamento dei muri? Più sicurezza sì, però i muri sono sempre messi male, voglio dire. A me non disturbano, non disturbano per niente. Quindi non li vedo come un atto vandalico. Se si potesse, una volta eliminati, non dovrebbero ricomparire. I muri sarebbe bene che restassero come sono, piuttosto che imbrattarli, anche perché molte volte le scritte non si capiscono nemmeno. Se metto le telecamere riescono a prendere chi è stato, se no lasciano il mondo per com'è e fanno sfogare sti ragazzi.